Un tono di azzurro sempre nei toni polverosi, sviluppato invece in questa stagione da Stella McCartney, come vedete, è questo abito che potete usufruirlo quando diventa più piccolino, che la ragazzina cresce o la bimba cresce, come una semplice camicia con un leggings o con un jeans. Oppure la versione della gonna con tutte le stelle, come vedete, con tutte le stelle, dove io sopra vi propongo un maglioncino, in questo caso di bon ton francese, quindi Stella McCartney abbinato a bon ton, e sotto possiamo sempre usufruire delle nostre camicie, la camicetta così del gufo, oppure molto appropriata, io vedo anche questa di Tourist, perché la possiamo mettere addirittura sopra e legandola con la sua cinturina. Sopra riutilizziamo il nostro bomberino in piuma di gufo nelle varie tonalità, così di azzurro. Un'altra proposta che vi faccio invece del piumino per i primi freddi è questo montoncino ecologico di Caffè d'Orzo, un brand italiano morbidissimo. Anche questo poi, quando diventa piccolo, potete usufruirlo come giaccone anziché come cappotto, e sta molto molto bene sia nell'effetto così della gonna, come vedete, appropriatissimo, sia anche nei toni dell'azzurro. Possiamo mettere sempre il nostro montoncino ecologico. Quindi questa proposta di azzurro, come vedete, sia nell'abito che nella gonna e anche nelle varie gonne o abito azzurro polveroso. E anch'io oggi ho messo una versione, questa volta in ottanio, di Zelda, sempre un brand italiano, per rimanere in queste tonalità meravigliose, da abbinare sempre al montoncino, come vi dicevo, in ecco montone, vedete, tutto ecologico, o il piumino. Vi sono piaciute? Buona giornata a tutti!